partiti dalla località Roer, quota 737, lasciata la macchina, abbiamo preso il sentiero 851, va su. E per fortuna va su. La prima tappa, Forcella in Trigos, a quota 1007, e abbiamo così i nostri primi 1000 metri fatti così in mezzo al bosco. Beh, qui prendiamo a destra per andare direttamente verso la Forcella, perché qua a sinistra si va al bivacco volendo. Non rallento. Ah, qui abbiamo un altro bivio dove a destra ci porta appunto verso la nostra Forcella. Forcella in Trigos ci dà 1 ora e 10, ma mi mancano 300 metri. Lo so che questo pezzo è ripido, che me lo ricordo, ma ci metteremo sicuramente meno di 1 ora e 10. Il panorama si sta aprendo dietro tutta la Val Belluna. Hola. Hola. Si è mica al Caminito del Rey. Barretta Coca-Cola. Arrivati a Forcella in Trigos, quota 1757, tempi buoni, 1 ora e mezza spaccata per 1000 metri. Siamo sull'onda della cresta dell'atollo di 200 milioni di anni fa, circa meno quasi. Sì, no, sono 200. Picocco. È successo praticamente tutto quasi 220 milioni di anni fa. L'Africa ha giocato a scontri con il nostro continente. Boom! Sono nate le Dolomiti. Belunesi. Qui abbiamo doccia gratis, visto questi giorni di pioggia intensa. Qui stiamo risalendo tutta una placca per andare verso la parte settentrionale del Pizzocchetto. Il Pizzocchetto. Sì, che è quello piccolo di fianco al Pizzocco. Arrivati nel traversino sotto il Pizzocchetto, si scende un pochino, si raggira, togli a sinistra e dopo riprendiamo la nostra salita in mezzo ai mughi fino alla cima. Non è che mi piace più di tanto, eh? Traversino, prendiamo una bacchettina. Ah, ok, a posto, dai. Prendiamo la bacchetta e la usiamo sulla neve per darci un po' di equilibrio. Sì. Arrivare che la neve. Ma se io la passo un po' più alto. Alcuni sono andati su, sì. Se c'è un cagnolino. Abbiamo già avvistato la croce, stiamo facendo gli ultimi metri. Si è aperto anche un po' il sole. Bellissimo. Polpetta al comando. Due cagnolini, non uno, due. E dai, la ripresa me la posso permettere. Beh, la cima, si vedrà la cima. Un po' di vento, ma beh. Gli ultimi metri, seguiamo qua il bollino rosso. Qui dietro la nostra croce qua. 1416 metri fin qua, fatti in 2 ore e un quarto. No,
gli ultimi metri sulla roccia marcia ci fanno perdere secondi preziosi. 1.400, 1 ora e 20. Beh, sono allenamento pari a zero, poi petta fotonica, poi petta morta, ecco, non si vede già più. Passiamo dall'anticima del Pizzocco, facciamo un salto velocissimo in cima dove c'è questo piccolo monumento. Eccolo. Anche il panorama stavolta è quello che è, almeno c'è un po' di sole. L'altra volta c'era veramente brutto, non si vedeva niente. Ora torniamo verso la croce. Dai, no, sta. Però lì si aprono la casettina. No, ma dopo lo metto da un'altra parte. Ok. Andiamo. Ma qua prende Snoopy Jack. Snoopy Jackson. I sassi allegri del Cadore. Venite a prenderlo. Ecco il mio cartello preferito. Il cartello Pizzocco. Da dove stiamo scendendo, proprio da lassù, mezzo alle nuvole. Allegra. Ora facciamo un salto al bivacco, come solito. Vediamo, mamma mia, stavo scivolando. Vediamo come è messo, il bivacchino. Bivacco paglia, sotto il Monte Pizzocco. Polpetta al comando, sempre oggi. Bivacco, qui c'è anche per fare la legna. Una bella settore grigliatona. Bivacco paglia del CAI di Feltre. Tieni. Bravi. Alla faccia del bivacchino? Piace? Bello? Lo lasciamo qui il mio? Arriva di a casera aere. Ok, guarda dove vai tu. Prima la mano. Eccoci. Giro concluso, scendiamo da rifugio aereo, casera aerea, località Staulet.